back to work per la seconda settimana di allenamento. Spero che siate bene, scrivetemi giù nei commenti come state oggi e soprattutto se siete cariche e carichi per un nuovo allenamento, scrivetemi tanti tanti tanti, mandatemi tanti fuochi che ci piacciono così tanto e ci motivano a dare il massimo. Oggi faremo un allenamento un po' particolare, come avete letto dal titolo, alleneremo delle skills atletiche. Che cosa vuol dire? Niente di così entusiasmante, anche perché insomma ci vuole una certa preparazione per determinate skill, però noi oggi andremo a lavorare in modo da poter allenare il nostro corpo anche ad essere performanti in altri movimenti che non siano i classici movimenti insomma da palestra. Sarà un allenamento interamente a corpo libero, avremo bisogno soltanto di una coppia di manubri oppure una coppia di dischi, per esempio come questi da un chilo, ma se non li avete vanno benissimo anche delle bottigliette d'acqua da mezzo litro, da un litro, qualsiasi cosa che vi possa dare un po' di peso appunto nelle mani. Lo vedrete, andremo a lavorare specialmente il core a livello profondo, quindi faremo degli esercizi lenti ma controllati, e nella prima parte invece lavoreremo anche un pochettino il cardio con ben 4 circuiti. Andiamo a fare i primi 3 circuiti, che saranno circuiti proprio da 5 minuti. Il primo lo utilizziamo per riscaldarci, poi passiamo agli altri due, e l'ultimo circuito invece sarà un circuito da 15 minuti in cui appunto andremo a lavorare bene bene il core. Siete pronti? Io sono prontissima. Iniziamo subito, come sempre ho il mio timer e iniziamo con il primo circuito, che andiamo a fare in maniera un po' più tranquilla perché appunto ci servirà per riscaldare e prepararci a questa mezz'ora di super fuoco con Back to Work e ovviamente con me, Valerie Fitness. Ci siamo? Partiamo? Ho inserito il timer, spero che non ci siano sorprese oggi. Noi ci mettiamo ad un'estremità del nostro tappetino, tra 3 secondi iniziamo con il primo esercizio, che è il passo dell'orso. Quindi semplicemente l'abbiamo già fatto, arrivo qui, plank, e torno indietro, ok? Scendo in squat, butto le mani avanti, sono appunto ferma con il core, con i glutei, sento tutto lavorare, anche le spalle. Per mantenere l'equilibrio vado in plank e torno indietro. Come vi ho detto, questo primo circuito lo utilizziamo per riscaldarci, quindi da qui torno indietro, butto il peso sulle mani, su tutte le mani, quindi scusate, su tutte le dita delle mani, e poi squat, vado giù, mi butto avanti, cammino e poi torno indietro e salgo su. Facciamo l'ultima volta. 2, 1, ok, perfetto. Ora andiamo a fondo avanti, vado in avanti con la gamba che è dietro, skip, torno indietro, ok, avanti con questa gamba, vado su, torno indietro e cambio gamba, avanti, skip, torno indietro, prossima, avanti, skip, torno indietro. Ok, come avete visto, stiamo iniziando a lavorare sull'equilibrio, sulla stabilità, e questo che andiamo a cercare oggi da questo allenamento. Ok, avanti, skip, torno indietro, cambio gamba, avanti, skip, torno indietro, cambio gamba, andiamo giù, andiamo sulle ginocchia e andiamo a fare piegamento, stretch, piegamento, stretch, piegamento, stretch, ok? Vado in piegamento, bene con le braccia, petto in fuori, e poi avvicino i glutei ai talloni. Piegamento, stretch.
andiamo a lavorare tutte le parti del corpo. Oggi lavoreremo ovviamente anche l'upper, un po' insomma tutto il corpo, in questi movimenti che ci ricordano un po' i movimenti primitivi, insomma. Ok, perfetto. Prossimo esercizio. Skip ginocchia alte, ma lo facciamo in modo un po' più lento. Uno. Blocchiamo. Blocca. Blocca. Blocca, lavoriamo l'equilibrio. Forza. Blocca. Lavorando l'equilibrio, lavoriamo anche i muscoli profondi. Qui importante l'addome. Forse se perdete l'equilibrio, torniamo in posizione. Quindi tranquillamente mi riposiziono e vado su. Fissate un punto davanti a voi. Non è facile. 3, 2, 1, ok. Facciamo l'ultima plank walk avanti. Quindi ci mettiamo in questa posizione, andiamo a fare 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Attivo il core, facciamo lavorare questi addominali, queste spalle. Forza. Sempre core attivo. Più lo facciamo lento e più sarà controllato. Forza. Ok. Perfetto. Primo circuito andato. Ci siamo riscaldati. Adesso beviamo un pochettino e cominciamo con il secondo circuito. Ok, vi faccio vedere il primo esercizio, che è un po' una combinazione di altri due che abbiamo appena fatto. Ci mettiamo a terra e andremo a fare con le ginocchia sollevate. 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok? Quindi da qui vado indietro, prendo la linea spinta e vado avanti. Ok? Faccio questo per un minuto e poi dopo continueremo con un altro paio di esercizi in plank e poi inizia a farsi un po' più dinamica la cosa. Che facciamo? Partiamo? Direi di sì. Quindi ci mettiamo giù, facciamo esattamente questo esercizio che vi ho mostrato. Ci siete? Solleviamo le ginocchia, vado indietro e vado avanti. Uno. Lavoriamo anche la mobilità. Quindi vado indietro col sedere e vado avanti. Ancora. Comincio a diventare un po' più impegnativo. Dietro. Ok, ancora. Anche se le ginocchia, possiamo fare questo, eh? Se risulta difficile, rimaniamo con le ginocchia a terra. Altrimenti, ok, facciamo l'ultimo, perfetto. Prossimo esercizio, rimaniamo sempre giù, lateral plank step. Quindi andiamo a fare
facciamo dei passetti un po' più piccoli, quindi questa volta la gamba non va avanti come nell'altro esercizio, ma rimaniamo leggermente più spostate. Voi continuate, non vi fermate anche quando io parlo. Quindi da qui, plank, l'importante è sempre mantenere il core attivo, bacino in retroversione, l'ombelico che spinge verso la colonna vertebrale e da qui forza. Due, uno, ok, rimango sempre in plank perché vado a fare un semplice plank con touch, ginocchia o caviglia, mano. Io in questo caso tocco la caviglia, quindi mi raccomando anche qui le braccia sono alla stessa altezza delle spalle, quindi non faccio questo, non faccio questo, ma questo. E da qui poi mi butto indietro con i piedi e vado in avanti, touch, ok? Alternato, forza, touch, touch, touch e torno indietro. Due, uno, ok, in piedi, andiamo a fare passo dell'orso più quattro climber, quindi vado giù, avanti, uno, due, tre, quattro e torno indietro, vado giù, avanti, uno, due, tre, quattro e torno indietro. Ci siete? Giù, avanti, 1, 2, 4 e torno indietro. Ancora, giù, avanti, 1, 2, 3, 4 e torno indietro. Facciamo l'ultimo, giù, avanti, mi metto in posizione plank, 1, 3, 4 e torno indietro. Ok, ora arriva uno difficile, facciamo corsa sul posto più burpees. Ci siamo? Cerchiamo di fare almeno 4 burpees. Corsa, 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 ascoltatemi, burpees, corsa, ci siete? Burpees, corsa, 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 vai, 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 ci siete? Burpees, ancora, corsa, dai, ce ne mancano altri due, giù, burpees, l'ultima, corsa, tre, due, uno, burpees. Ok, perfetto, grazie. Secondo circuito andato. Come state? Spero bene. Vediamo un po'. Guarda, io mi siedo anche alla mia sediolina. Ok, ci siamo, riprendete fiato, respirate, ci manca l'ultimo circuito da 5 minuti e poi avremo l'ultimo che sarà la morte degli addominali. Ma non so neanche se riesco io a farlo, che è talmente duro, cioè forte come circuito, difficile, ecco, mi veniva il termine, che io l'ho scritto, l'ho anche provato, però così dopo tutto il circuito di prima sarà bella tosta. Vediamo se rimarremo motivati
come ci piace. Allora, prossimo circuito, sempre 5 esercizi. Andremo a fare questa volta degli esercizi effettivamente un po' più complessi anche dal punto di vista proprio motorio, e andremo a fare ma sapete che mi sono tipo sbagliata e abbiamo fatto il circuito sbagliato? Vabbè, riprendiamo l'altro. Quindi uno skip più un affondo, questo ve lo faccio vedere. Avremo quindi da qui, partiamo da qui, skip, affondo, skip, affondo, torniamo, skip, siamo qui, affondo, torniamo, skip, affondo, torniamo, skip, ok? Cerchiamo di farlo quanto più in equilibrio possibile senza cadere da tutte le parti. Poi abbiamo 3 skip blocco, avremo piegamento e climber lento, poi ve lo faccio vedere, avremo affondo, jump, skip e mountain climber con l'estensione della gamba dietro. Ho fatto un po' di miscugli tra un circuito e l'altro, vabbè, il bello della diretta. Ci siamo? Siamo pronti? Partiamo? Forza, che stiamo perdendo già troppo tempo. Mettiamoci in posizione, quindi partiamo con la gamba destra su, in questo modo facciamo skip, affondo, torno indietro, skip, affondo, aiutatevi con le braccia, torno indietro, skip, affondo, torno indietro, skip, pronti, affondo, torno indietro, skip, affondo, torno indietro, skip, affondo, torno indietro, skip, affondo, torno indietro, skip, siamo a metà, affondo, torno indietro, skip, forza ancora, torno indietro, skip, affondo, forza ancora, sono gli ultimi. Come vedete anche questo è un buon esercizio di coordinazione. Ok, 3 skip e blocco, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, forza. Perché blocco? Perché nel momento in cui blocco, voi continuate, vado ad attivare tutta una serie di recettori che mi permettono di mantenere l'equilibrio. Come? Attraverso l'attivazione di tutti i muscoli. Quindi sono qui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, forza, ancora 20 secondi, 20 secondi, 15 volevo dire, scusate, forza. Cascata. Ok, stop, abbiamo, andiamo giù, ginocchia, piegamento, punta dei piedi, 1, piegamento, 2, piegamento, punta e avvicino il ginocchio al petto, torno indietro, appoggio le ginocchia, piegamento, punte, avvicino, torno indietro, giù, fatelo lento, fatelo lento, perché quando avvicinate il ginocchio al petto voglio che buttate fuori tutta l'aria e contraete bene l'addome. Ancora l'ultimo. Ok, perfetto, adesso abbiamo affondo, jump e skip, questo non è semplice, affondo in avanti, cambio, ok, cambio, skip, cambio, skip,
Quindi praticamente sono in affondo, giusto? Faccio jump, con la gamba che è dietro, vengo in avanti, torno indietro, jump e vado in avanti, ok? Mi raccomando, aiutatevi con le braccia, perché qui sono super importanti per mantenere l'equilibrio, per avere una spinta durante il jump. Ok, jump, skip avanti, torno indietro, jump, facciamo l'ultima. Ok, siete pronti? Andiamo giù, facciamo 3 mountain climber lenti e poi portiamo la gamba in estensione dietro, quindi 1, 2, 3, gamba dietro, 1, 2, 3, gamba dietro, quindi la gamba si alterna, 1, 3, gamba dietro, 1, 2, 3, gamba dietro, vado avanti, 1, 2, 3, gamba dietro, vado avanti, 1, 2, 3, gamba dietro, vado avanti, cambio, io faccio 3 e quindi mi ritrovo con l'altra gamba ad andare indietro, ok? 1, 2, 3, 1, 2, ok, e anche questo terzo circuito è andato. Ora prendiamoci un minutino di pausa, beviamo perché ci aspetta l'ultimo circuito mortale per gli addominali. Ci siete? Di questo circuito faremo 2 giri e contiene 7 esercizi. In particolare adesso avrete bisogno dei vostri manubri e o dei vostri dischi, bottigliette, eccetera, eccetera. Potete anche avere, diciamo, manubri e dischi di pesi diversi, in modo da poterne usare per esercizi anche diversi. Per esempio il primo sarà un plank in cui andremo a portare il manubrio da destra a sinistra, ok? Quindi possiamo usare anche un manubrio da 2 kg, 3 kg, 5 kg se proprio volete morire. Poi avremo un V crunch simmetrico in cui andremo a passare il nostro disco, in questo caso, o manubrio da una parte all'altra del braccio. Adesso poi ve lo farò vedere, sarà un V crunch a stella, se vi ricordate, però simmetrico. Avremo un plank in cui importiamo il manubrio, facciamo un pull con il manubrio. Poi faremo una barchetta, se così si può dire, con un manubrio in mano sempre. E poi, vabbè, plank walk e poi altre cose che vi parliamo dopo. Iniziamo! Abbiamo 15 minuti. Andiamo giù, ci mettiamo in plank e passiamo il manubrio da destra a sinistra in questo modo, ok? Quindi, se il manubrio ce l'abbiamo a sinistra, prendiamo con la mano sinistra il manubrio, lo passiamo a destra e così via. Cerchiamo di rimanere sempre stabili con il bacino, eh? Portiamo il manubrio leggermente fuori dal tappetino, il bacino è in retroversione, l'addome è forte. E da qui faccio questo. Concentratevi, non voglio la velocità in questo esercizio, ma la concentrazione. Ok. Se è difficile, appoggiate le ginocchia e fate questo, ok? Altrimenti porto le ginocchia su. Perfetto, prossimo esercizio, abbiamo il V crunch isometrico, quindi
prendo un manubrio o un disco, mi metto in V crunch e da qui faccio questo. Forza, mi metto di fronte così mi vedete, quindi sono in isometria e faccio questo, mi apro, cercando di mantenere sempre l'addome contratto, l'ombelico verso dentro, butto fuori, faccio molta attenzione alla mia respirazione. Apro, passo il manubrio o il disco. Se comincio a far male la schiena, appoggiate i piedi a terra. Ok, perfetto. Prossimo esercizio, abbiamo plank pull. Prendiamo i due manubri, ne mettiamo uno a destra, uno a sinistra e da qui faccio questo. Allora, mi appoggio con le mani a terra, meglio forse. Faccio uno, cambio, due, forza. Da qui, anche qui, se risulta difficile, non fate questo, non sono in quadrupedia. Vado un po' più indietro con le ginocchia, mi butto in avanti e faccio questo, ok? In questo modo. Non voglio vedervi così perché non ha senso assolutamente. Altrimenti plank. Ok, perfetto. Prossimo esercizio abbiamo la barchetta, sempre con il manubrio. Quindi ci mettiamo in ollo e facciamo questo. Andiamo avanti. Forza, un po' come l'altro, ma vado su e avanti, su. Per proteggere la schiena dovete contrarre bene l'addome, mi raccomando, quindi avanti, avanti, su. Avanti, se io tengo l'addome contratto e spingo l'ombelico verso dentro, non fa male la schiena. Ok, perfetto. Ci mettiamo di nuovo sempre a terra. Plank, walk, quindi da qui. Uno, due, lento. Forse, ok, ok. Quando si sposta la gamba destra, la mano sinistra va avanti e viceversa. Ancora. Ancora. Ok, perfetto. Sit up lento con manubrio, quindi ci mettiamo a terra, prendiamo un manubrio dietro la schiena e da qui sit up e vado indietro lento, avanti. Lento, veloce la salita, un po' più lenta la discesa. Ok. Forza. Ancora, qualche secondo. E poi ci rimettiamo in plank. Ok. Mettiamo un manubrio avanti. E da qui
in plank facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto per il primo esercizio, ma al contrario. Quindi non è lateralmente che mi passo il manubrio, ma avanti e indietro. Quindi da qui, uno, e dietro. Prendo, lo porto avanti, e indietro. Avanti, e indietro. Avanti, e indietro. Pronti poi a fare un minutino di pausa? Ancora, vai! Forza, 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 non mollare! Ok, perfetto! Un minuto di pausa. Teniamo il manubrio qui al lato perché ci servirà. Rimaniamo direttamente a terra. Abbiamo fatto il primo giro, non è andata poi così tanto male. Il mio preferito è comunque il Vukranja Stella, sempre e comunque. Ho visto che tra l'altro gli è piaciuto un sacco ieri. L'abbiamo fatto ieri. Mi è piaciuto un sacco, quindi sono contenta. Ci siamo? Ancora 20 secondi di pausa. Respiriamo. Teniamo attivo bene il core. E ricominciamo con il plank, con il manubrio che va a destra e a sinistra. Ci siete? 5, 4, 3, 2, 1. Mettiamoci in plank. Stabilizziamoci e iniziamo. Destra, sinistra. Forza. Siete? Destra e sinistra, non mollate. Non mollate. 2, 1. Ok. Metto il manubrio da parte. Mi rigiro, Vukranja Stella, forza, tengo l'addome ben contratto, mi concentro, appoggio le ginocchia, scusate i talloni a terra se proprio non riesco, ma in quel caso sporgetevi un po' indietro, un po' di più. Forza, dobbiamo diventare atletiche, performanti, i risultati estetici verranno di conseguenza, ma prima di tutto dobbiamo insegnare al nostro corpo ad utilizzare i muscoli che abbiamo. Quante volte vi sento dire, mamma mia, ho allenato, ho dei dolori muscolari di muscoli che non sapevo neanche che esistessero. Beh, esatto. È proprio per questo che bisogna allenarsi. Allora, pull in plank, quindi mi posiziono in plank. 1 e pull. Anche qui, quindi addome ben contratto, porto su il manubrio vicino all'ombelico. Non voglio vedere che mi fate questo perché non ha senso, ok? Il manubrio deve, diciamo, percorrere una traiettoria quasi a mezzaluna. Quando vi dicevo, impariamo, insegniamo al nostro corpo ad utilizzare i suoi muscoli, ok? Prossimo esercizio. Andiamo con la barchetta.
Lo rifacciamo. Quindi, avanti, su, avanti, su, avanti, su, avanti, su. Anche qui, vedete, se vi concentrate sull'addominale, portando l'ombelico verso dentro, la schiena non farà male. Respira, non mollare. Ne abbiamo solo tre dopo questo. Forza, non mollare. Due, uno, ok, vedi che è stato più semplice questa volta. Perché? Perché hai riflettuto sul tuo addome, ti sei concentrata. Plank walk, forza, quindi avanti. Anche qui, lentamente, concentrato. Forza, vai avanti, ce ne mancano altri due. Quindi, vado. Appoggia tutta la mano, le dita incluse. Due. Uno, ok, sit up con manubrio, forza, è il penultimo, ci sei? Spinta, torno lentamente, spinta e torno lenta. Ok, ancora, ci siete? Non mollate adesso, non mollare, non mollare, avanti, torno indietro, appoggio vertebra dopo vertebra, non mi lancio. Ok, manubri avanti, ci mettiamo in plank e come l'ultimo esercizio qual è? Portiamo il manubrio avanti e indietro. Forza! Non mollare! Non mollare. Mancano 15 secondi. Non è questo il momento di mollare. Due, uno. Ok. Abbiamo terminato. Riprendiamoci un attimo, beviamo e poi ci salutiamo. Ok, tutti gli outfit che sto indossando in questi workout sono tutti firmati My Protein, vi lascio giù nel box informazioni di ogni video, quindi di ogni workout, il link del completino che appunto indosso in quel workout. Quindi se vedete che c'è qualche completino che vi piace, andate a guardare un po' nell'info box e cliccate sul link che vi metto, perché è il link diretto dell'abbigliamento. Come sempre, per i vostri acquisti su MyProtein c'è sempre valido il mio codice ValerieFitness, che vi dà sempre lo sconto più alto possibile sul sito, quindi non esisteranno mai degli sconti con altri codici più alto
ciò che vi può dare Valerie Fitness, il codice, il mio codice. Ok, ragazzi, con questo noi ci vediamo domani sempre alle 18:30 qui su questo canale per un nuovo allenamento. Seguitemi sulle mie pagine Valerie Fitness e My Personal Workout per non perdervi nessun aggiornamento su questi e i prossimi programmi. Vi mando un grosso bacio, ciao ciao!